Matteo Salvini. E mi ha scritto: "Ciao, qui Matteo Salvini, al di là dei gusti musicali, tra parentesi, io preferisco altro, goditi il successo. PS, questo è il mio numero." Io gli ho risposto: "Grazie ministro, ho visto solo ora il suo messaggio, ero sicuro non ci fosse niente di personale, buona serata." Easy, semplice, però educato. Ci sta. Alla fine la musica è anche questo, no? Sono gusti musicali e posso piacere, posso non piacere, ci sta. Sei la copertina digitale, dici? Yes. Sì. I primi giorni fai un po' fatica, no? Perché cambiano talmente tanto tutti i tuoi ritmi, no? Che cerchi di rimanere attaccato alle cose di prima, però in un modo o nell'altro c'è sempre qualcuno che ti strappa, no? Dalla tua vita passata e cerca di metterti cose nuove, no? Che sotto un certo punto di vista ci sta. Perché comunque è sempre un po' quello che ho voluto fare, no? Da sempre, no? Questo mestiere, lavorare. Dall'altra bisogna anche rimanere sempre lucidi, ecco, una cosa che io mi prefisso, no? Nella mia mente è quella di rimanere sempre lucido e con i piedi per terra, tutto qua. Boh, sono un po' trash magari, però vabbè ci sta, comunque all'inizio non ero bravo, cioè nel senso se andavo a lezione perché volevo migliorarmi, no? Quindi c'è sempre stata la passione e col tempo mi sono dato da fare per migliorarmi, no? Agli inizi ero un giovane a cui piaceva cantare e cantavo, facevo il possibile, ecco. Ops! Ma quindi valeva, no? La gente valeva. Guarda, a me fa molto piacere se tanta gente si comunque riconosce nella mia storia, nella mia canzone, però il fatto è che io sono un ragazzo italiano, nato e cresciuto a Milano, quindi non mi riconosco proprio per niente in questa storia, perché ok le origini, però cioè, io sono nato al Mangiagalli, quindi mi fa abbastanza ridere, no, parlare di immigrazione con me. Cioè, la polemica di oggi, per cui è stato in mezzo anche Salvini, era proprio per l'immigrazione, no, che a me davano dell'immigrato, quando in realtà io sono nato qua. Quindi in realtà, ok, la roba della seconda generazione, cioè io sono un ragazzo di seconda generazione, ma non ho visto polemiche su questo aspetto dei ragazzi della seconda generazione. Ho visto polemiche su un altro tipo di aspetto che neanche esiste, quindi mi faceva un po' sorridere questa cosa perché io accetto tutti i tipi di critiche, quando sono costruttive, cioè se una critica è costruttiva per me ben venga, no? Però quando la critica è fine a se stessa e anche data dall'ignoranza, lì allora non l'ascolto neanche, proprio non mi sfiora. L'aggettivo per descrivere meglio il mio primo disco, Gioventù Bruciata, credo sia appunto personale, no? Anche se può sembrare magari banale. È il mio modo di vedere le cose appunto che mi sono successe negli ultimi 4 anni, no? Le persone, anche i luoghi dove sono stato, le città di Milano dove ho scritto tutti questi brani, perché comunque Milano anche è stata molto fondamentale per me nella mia scrittura, perché è stata un po' la culla appunto della mia arte. Allora, io sono fan dei film di fantascienza. Infatti non tutti i miei amici amano appunto il genere, no? Io voglio appunto sempre per andare a vedere tipo al cinema di Avengers, tutti appunto quelli con i supereroi della Marvel, io sono stra fan della Marvel. E poi sono anche fan degli horror, mi piacciono tantissimo i film horror e io in realtà non è che mi pongo dei limiti per quel che riguarda film, mi piace guardarmi un po' tutti i film, anche i film comunque vecchi, per esempio ho chiamato il disco Gioventù Bruciata proprio perché mi sono ispirato anche al film di James Dean, no? Quindi sono uno che ha la mente abbastanza aperta su settore film.